Com'è andata la proiezione? Come ha reagito il pubblico? Ah, innanzitutto l'idea di portare un concorso qui a Napoli era comunque vista come un'opportunità, perché siamo rientrati nella sezione Nuovo Cinema Italia insieme a altri due documentari e a due film di finzione. Quindi comunque per il percorso e per il curriculum di Non voltarti indietro era una cosa importante da fare e da portare avanti. Sia i giurati che gli spettatori hanno dato molto risalto alle tematiche del film, e quello per me è importante. Più che la tecnica, era importante riuscire a trasmettere il messaggio del film, ossia che tutti quanti possono essere vittime di errori giudiziari. Un regista, che sia un documentarista, che sia un regista di finzione, anche se poi alla fine non faccio nessun tipo di distinzione, è capire quale tipo di regia applicare al film di turno, senza che ovviamente la tecnica fagociti il tema e viceversa. Quindi con il mio entourage tecnico abbiamo capito cosa volevamo fare, ossia raccontare il film attraverso più linguaggi, non soltanto quello del documentario. Infatti nel film è subentrata la letteratura con degli aforismi dedicati appunto alla mala giustizia, agli errori giudiziari da Platone in poi. In questo ci è venuto molto in aiuto anche il libro da cui è tratto il film, che è un libro di Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi. E poi c'è l'animazione realizzata da un giovane disegnatore che si chiama Luca Esposito, che ha dato appunto la possibilità al film di diventare un ibrido e non soltanto un film di documentazione pura. Percorso di Non voltarti indietro dopo Napoli? Dopo Napoli saremo al Visioni dal Mondo, fuori concorso, un festival molto prestigioso che si realizza e si svolge a Milano nel Pavillon dell'Unicredit.